anch'io ho provato la Wii U e mi è piaciuto perché è molto particolare, è diverso dalla Wii normale, è molto più sensibile, è divertente. Molto bello, molto giocabile. Ricordo quello vecchio di molti anni fa, mi è piaciuto molto. Il livello grafico è molto molto migliorato, vedete la differenza dalla vecchia a quella nuova. È molto divertente, molto giocabile, soprattutto con il nuovo pad, con il nuovo tastierino. È molto comodo, molto, molto reattivo soprattutto, molto alla mano a confronto di quello vecchio che era, diciamo, più lento. Mi sono trovato bene, mi è piaciuto. Come gameplay sembra sicuramente interessante, in particolar modo l'utilizzo del gamepad. Per quanto riguarda la grafica, certo, chiaramente è ovvio che sia un passo avanti grosso rispetto a Wii. Sono curioso sia di provare Nintendo Land e in particolar modo New Super Mario Bros. U. Poi a provare anche il gamepad col gameplay asimmetrico, magari in multiplayer. Io la console la comprerò sicuramente, perciò non ci sono particolari dubbi a riguardo. Zombie U, Assassin's Creed, poi quello dei ninja. E poi io Mario, ma 2 minuti. Originale e comoda anche, fatta bene. Io pensavo all'inizio che il dover fare due cose insieme su... giocando distesse troppo, invece no, è comodo, ci si abita in fretta. Poi il padrone è leggero, ergonomico, è una bomba. Tanta roba, veramente bello, comodo. Lui l'ha già presa. Io l'ho ordinata. La consiglierei, sì, molto. Anch'io ho provato Wii U, la grafica sicuramente l'hanno pareggiata rispetto alle altre console HD e non avevo giocato ai primi Pikmin, però Pikmin 3 mi è sembrato abbastanza intuitivo. In ogni caso, quando uscirà Zelda io prenderò il Wii U per forza di cose. Anch'io ho provato Wii U e sono stato molto contento delle migliorie che Nintendo ha, diciamo, operato sulla nuova console, e la cosa più bella è stata giocare a Pikmin 3 perché sono cresciuto con i primi 2 episodi e si sente ancora una volta la Nintendo differenza. Il gameplay è tutta un'altra cosa come al solito. Questa aggiunta nuova che hanno fatto della Wii U deve essere, diciamo, rivoluzionaria. Io la trovo molto divertente. Solamente il fatto di aver implementato giochi come vedo qui provare a Lucca, Darksiders 2, Assassin's Creed 3, che prima era impensabile, insomma, ha fatto grandi passi avanti a Nintendo. Sono felice di ciò. Anche io ho provato la Wii U, ho fatto il bomb e gli addominali distrutti, ma è molto bello. È bella, divertente, molto semplice da approcciare, per niente difficile cominciare subito a giocare come vorresti. Mi è piaciuto tantissimo che lo schermo consente ad un giocatore di rappresentare i nemici e quindi vedere solo lui, ad esempio, a sua posizione, in un gioco in cui potevi giocare un fantasma, dovevi spaventare gli altri e gli altri non potevano sapere dove ero. Assassin's Creed 3, il gioco è bello, anche la console è bella, cioè la grafica è migliorata tanto dall'ultimo, mi piace, il gioco tecnico è bello veramente, cioè la Wii U rende adesso, rispetto a quella vecchia è un passo avanti, si è messa alla pari di tutte le altre. Anch'io ho provato Wii U, fantastica,